In questo video non si tirano papine. Sì? Dove? Aspetta, mi nascondo. Dove? Però mi Sì, sento. ti sei proprio Non è nascosto. chiaro. Ok, vai. Ciao a tutti, sono Moggio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con Anais. Hello! No, ti prego, non me. Ciao. Come sempre, sono molto preparata. Ah, sì, facciamo la most likely to. Esatto. Ok. YouTuber professional. Praticamente ci sono una serie di domande a cui dovremmo rispondere. Queste domande sono delle domande, per esempio, Di merda. anche tipo chi dei due è più probabile che finisca in prigione, per esempio. E dobbiamo rispondere con il cartellino Anais o No, ma è al Mongio. contrario. Gira il video poi. Si può? Ok. Certo. C'hai un programma che può far girare il video. Vabbè, al massimo è il contrario. Comunque, questa è Anais. Questo, oh Ma va? cazzo, mi è caduto. E questo sono io. Questo fast video sarà un fallimento unico. Quindi questo sono io, questa è E lei. Cioè, questa sono quindi io. se io alzo questo, vuol dire che io divento lei. Comunque, allora, niente, e alzeremo il cartellino. Per esempio, chi è più probabile dei Cartellino. due che faccia qualcosa? Se sono io, alziamo il mio cartellino. Se è lui, alziamo il suo cartellino. Se tutti e due, alziamo entrambi i cartellini. Ma penso che avrete già visto questo video perché poto. Iniziamo, ok. Ok. Dai, fai una musichetta. Allora, non Allora, iniziamo con la prima so domanda. quante sono. Chi dei due è più probabile che inizi a fumare erba? Allora, abbiamo tipo 3 secondi per rifletterci. Uno, due, tre. Cazzolini. E tu non alzi, Ho alzato scusa. prima. Mentre stai Aiuto! leggendo. Ziana, Ziana. Siana, no, Ziana. mi piace. Oggi. Oddio, come... Oh. Perché secondo te io mi inizierei a provare Perché erba? se dicevamo tutti e due me, dopo la gente lo capiva. Ah, poi chi dei due è più probabile che sia stato il primo cuore spezzato di qualcuno? No, scusa, l'ho formulata male. Chi dei Ovviamente. due? Ovviamente le domande sono in inglese, chi è che le traduce? Allora, chi dei due è proprio più probabile che abbia spezzato il cuore a qualcuno? No, dai, facciamo così. Secondo me tutti e due. Dai, è capitato almeno a qualcuno una volta nella vita. Io sicuro perché sono una stronza. Chi dei due è più probabile che vada a un concerto di Justin Bieber? Io. Davvero, ti piace Justin Bieber? No, non mi piace, però se avesse una collaborazione con qualcuno che mi piace, per caso nel concerto c'è una persona, solo una canzone con un cantante che mi piace, probabilmente ci andrei. Wow. Però non a vedere solo Justin Bieber, quello no. Non mi piace andare ai concerti. Però credo che tra i due più probabile io, sì. Chi dei due è più probabile che sia più bravo in matematica? Ah. Hai scelto un liceo con 1200 ore di matematica? Io ne faccio 2 a settimana, faccio cagare. Beh, oh, scusa, ce lo sei tirato in mate. Anch'io. Andiamo bene. Chi è più probabile che faccia cose stupide in pubblico? Bello! Aspetta allora. Sì, dai, sono d'accordo anch'io. Beh, dai, non siamo noiosi almeno. Lascia stare il mio cane, non importunarlo. Chi dei due è più probabile che inizi a guardare i porno la mattina appena si sveglia? Su questo siamo d'accordo. Chi dei due è più probabile che abbia delle fobie strane? Io non ho fobie strane. Sto pensando alle mie fobie. Mi fanno paura gli insetti. Tutti i tipi di insetti fanno cagare. No, non ce la faccio, appena li vedo. Ma fai paura degli insetti, cioè non ti fanno, non è che ti mangiano un coso grande così, non è che... Basta, non penso di avere altro fobia. Sì, la paura di morire, assurda. Era solo perché non volevo ammettere la verità.
Poi, ok, questa è bella. Chi è più probabile che uccida qualcuno accidentalmente? Ma anche volendo. Ah, davvero? Pensavo di essere l'unico psicopatico su questa terra. Vabbè. Bene, io rispondo per me, lui risponde per lui. Esiste la frase. L'ho detta correttamente? Non lo so. Boh. Vabbè. Chi è più probabile che muoia per qualche ragione stupida? Buono. Penso tutti e due perché allora io probabilmente un giorno morirò soffocata dal ridere. Cioè non so, tipo che ridi troppo e muori. Perché Perché? a volte rido per delle cagate assurde e non riesco più a smettere. Cosa fai? Ho finito la mia Hai morte. finto la tua Sì. morte. Poi. Io le domande non le ho lette, quindi non so cosa. Chi è più probabile che venga arrestato per and essere andato in giro nudo? In giro nudo non ci Fammi vado. riflettere, In fammi giro nudo non riflettere. ci vado. Sì, probabilmente io. Perché in casa giro nuda a volte e secondo me ogni tanto qualcuno mi vede. Un giorno mi denunceranno i miei vicini. Secondo me anche perché io sono sonnambula. E un giorno lo so, esco, vado. Davvero? Sì, cioè, taglia questa. Parlo nel sonno, ma vado Vabbè, quello assurda. anch'io ogni E a volte mi tanto. alzo anche. Il punto è che non mi ricordo un cazzo. E poi mia mamma mi dice: ma che cazzo facevi stanotte a luna? Ti sei alzata e ho sentito rumore. Bello. Allora, Prossima domanda. chi è più probabile che sia il primo a morire in un apocalisse di zombie? Hai guardato The Walking Dead tu? Però volevo guardarlo. Ah. Comunque io, tutta la vita. Prima tu, poi io, dai. Io non me la so Prima cavare, muori tu, ma dopo muoio io. per un cazzo non me la so cavare. Cioè, vedo qua, vado in panico, muoio, basta. Allora, chi è più probabile che rompa i coglioni per qualcosa di stupido? Ah sì? Sì, un sacco. Anch'io. Questo video è un fallimento. È un fallimento totale. Guarda qua. Oh, che bello. Adesso che compare anche il mio ginocchio, sarà molto più bello come video. Chi è più Ciao, probabile io che sono il faccia ascella ginocchio di Mojo. Guarda che bella ascella del ginocchio del ginocchio? Si chiama cavo popliteo. che ho. Cavo popliteo. Ascella del ginocchio. Chi è più probabile che faccia bungee jumping? Bello, mi piace un sacco. No, io ho un terrore assurdo. Chi è più probabile che diventi un attore famoso o un'attrice famosa? Sì, sono d'accordo, perché ormai i miei tempi di teatro sono finiti, andati. No, vabbè, Caputo. scherzo, sei brava. Dai, io cambio, cambio. No, io mantengo la mia idea. Mi spiace. Sei più Tu brava. continui a fare teatro, io no. Certo. Ah, sono più brava io, grazie. Ma non è vero. Tipo metti grazie con gli angioletti, con la musichetta, la luce che Non parte so solo. come si mettono gli angioletti. Fate finta che c'è. Grazie, la musichetta, gli angioletti, poi. Ma non è vero. Allora, poi. Non mi sono Ok. fumata nessuna canna, lo giuro. La prima domanda Ecco. rientra. Allora. Mica sono scema. No. E mi sono persa. Strano. Chi è più probabile che non si faccia una doccia per una settimana? Io le Io. docce me le faccio, Ma tipo non. ogni Ma giorno. io mi lavo tutti i giorni, ma scusa. Anch'io. Ma allora chi? Allora, pensiamola in modo drastico. Non c'è nessuna doccia. Siamo in Come un cazzo posto. fai la parte dove c'è la doccia? Siamo in un Scusa. posto disperso e non c'è la doccia. Chi sarebbe disposto a tornare a casa il primo giorno perché non ce la fa più? Bene, allora ci laviamo, questa è la risposta.
Questa è la risposta che tutti volevano. Chi? Ma in realtà Anais non si lava. Non è vero. Guarda qua. La mia faccia. Che cazzo stai facendo? Poi, chi è più probabile che sia stato il primo bacio di una ragazza o di un ragazzo? Boh, sai che non lo so. Facciamo tutti e due, dai. Io cre- ah, sì, credo di sì. Io faccio okay, tutti e due. Sì, io davvero sono all'asilo. Vabbè. Sopra i conti. Chi è più probabile che rida nel momento sbagliato? Secondo me tutti e due. Non riesco. C'ho il telefono. Rotto. Tutti e due. Tutti e due. Tipo in classe, quando qualcuno fa una battuta. Però c'è il silenzio. C'è il silenzio e tu... Ti ricordi quando al teatro una persona ci aveva sgridato perché c'era qualcuno che stava facendo casino e noi due stavamo ridendo come dei coglioni? C'era tipo Marco che sgridava, non mi ricordo chi, tra qualcuna delle ragazze, noi eravamo dietro che ridevamo come dei coglioni e Marco, ragazzi, dobbiamo fare le prove noi. Siamo perfidi. Siamo perfidi, siamo proprio cattivi. Chi è più probabile che spenda tutti i suoi soldi in qualcosa di stupido? Siamo d'accordo, almeno dai. Anche perché di soldi non ne ho, quindi. Perché li ha già spesi in qualche stronzata. Non è... questa è l'ultima. Chi è più probabile che si dimentichi i compleanni? Mi sono dimenticato il tuo compleanno? Sì. Quando? Il 5 settembre. L'anno scorso. Fa schifo. Io me lo ricordo il tuo. Quando è? 18 gennaio. Non è vero. Chi è più probabile che finisca in una rissa? Credo. Sì. Ah sì, una volta sono quasi andato a botte con uno che ha insultato i miei capelli. Ah, ecco. Buona sapersi. Chi è più probabile che pupe... Eh? Chi è più... Chi è più probabile che colpisca il muro con un pugno? Anche il sacco da box, però. No, Anais spacca i muri con le urla di rabbia. Porca troia, io vado a incazzare. Ok. Comunque siamo a 18 minuti di registrazione e non mi hai ancora tirato una sberla, sono strafelice. No? Poi, chi è più probabile che incontri un fantasma? Ma che cazzo ne so? Vai avanti. Tu, secondo me. Perché? Perché secondo me tu sei uno di quelli tavole Ouija e cose. Questo non si deve sapere. Hai capito? Questo non si deve sapere. No, dai, mi fa venire l'ansia, Cristo! No! Non mi piacciono queste cose! Non mi piacciono! Ti prego, queste cose... No, tagliele! No, non mi piacciono queste cose! Perché? Mi fa venire i brividi! Prossima domanda! Scusa, mi sento più. Chi è più probabile che si innamori della sua migliore amica o del suo migliore amico? Perché io? No, dimmi perché io. Perché io no, quindi tu per esclusione. Allora, questo è una tipa, oh mio Dio, voglio il suo numero! Qua strafica! Brutti ricordi. Sono diventato rosso quanto la maglietta, quanto la scritta. La taglio. Prossima domanda. Che caldo. Chi è più probabile che diventi una supermodella o un supermodello? Sto guardando il mio bello. No, ma più che altro perché non lo so, boh, io non ti ci vedo tanto. Ma non vedo neanche tanto. Mi sta insultando comunque. Mettete dislike a questo video. Così non farò più video con Anais.
Ma non vedo neanche tanto me. Però tra le due, secondo me, più io. Non so. Sì, non mi vedo accomodarlo, sono brutto. Ma non è vero. Non posso dire niente, mi guarda con questa faccia. Che è più probabile che diventi il presidente degli Stati Uniti d'America? Sì, stavo per dire. Vorrei fare un appello all'altro video che abbiamo fatto. Diventare un sindaco o quindi vincere una maratona sarà? Io divento un sindaco perché sono figo. No, io vincere una maratona perché sinceramente già non scelgo bene per me, quindi scegliere per tutto il resto del paese, della città, no grazie. Io vorrei andare in rovina l'intero mondo. Però ho quel senso tipo di mania, di controllo, quindi probabilmente. Però non voglio essere tipo Trump. Costruiamo i muri per quei bastardi. Cioè, stavo imitando lui. No. Sì, sta sui coglioni a tutti, non dai. Non è vero. Si sa che sta sui coglioni. Ah, io pensavo io sto sui coglioni tutti. No, ah, Trump. Okay. È più probabile... no, aspetta. Non mi piace. Poi basta, le altre fanno un po' cagare. Bene, questo video è finito. Sarà durato 4 minuti. 24 minuti di registrazione, vediamo dove arriviamo. Ciao. Ah, finisce così, questa è la tua...